iniziare questo mio intervento con la domanda che mi ha posto mia figlia di 5 anni e mezzo e mi ha chiesto perché non può tornare alla sua bella scuola gialla. Io ho dovuto utilizzare un linguaggio per bambini e ho cercato di spiegarle che la sua bella nuova scuola gialla è rotta ed io che sono la sua mamma, il suo papà e altri genitori stiamo provando ad aggiustarla. Questo è il linguaggio per i bambini. Nel linguaggio degli adulti quello che è successo è che c'erano circa 400.000 tonnellate di scorie che andavano trattate, ma costava troppo. E per un affare puramente economico hanno infilato queste scorie non trattate all'interno delle nostre scuole, all'interno dei nostri edifici. E chi doveva controllare se girato dall'altra parte? Chi doveva vigilare per dovere istituzionale, amministrativo, perché è pagato istituzionalmente per fare questo, si è girato dall'altra parte. Su questo palco sono presenti tutte le istituzioni di Crotone a vario titolo. C'è il sindaco, c'è la provincia, c'è persino l'onorevole. Non hanno capito che non riceveranno applausi stamattina. Non l'hanno capito. Rispetto alla volta scorsa, che questa volta la cittadinanza attiva, la popolazione si è organizzata. Noi siamo un comitato di genitori. Lo scorso anno la procura è venuta a disporre il sequestro di aree immediatamente vicine alla scuola, ma ha lasciato la scuola aperta. Siamo stati noi a non mandare i figli perché non lo sapevamo che c'era sotto. A maggio, per favore. A maggio il consulente della procura Cindona ce l'ha spiegato che c'era nel sottosuolo, ce l'ha spiegato che c'era nel parcheggio, c'erano metalli pesanti, c'era l'arsenico, c'era il cadmio, c'era il nichel. Cindona ha detto che era una situazione di allarme. Cindona ha consigliato lo screening a tutta la città perché è un problema di tutta la città. Non siamo solo metalli della Simeone, siamo tutti. E non è bastato questo, il 14 di settembre all'inizio di scuola, l'amministrazione pubblica, l'amministrazione comunale, l'assessorato pretendeva che noi li portassimo i nostri figli in quella scuola e di nuovo i cittadini hanno dovuto dire di no. Non c'è stata la presa di posizione, la responsabilità dell'amministrazione. Li abbiamo obbligati ad chiudere la scuola. Motivi. Si dispone il sequestro e la scuola resta aperta, si fa lo screening, la data della relazione è data 30 luglio, il procuratore l'ha resa nota in forma complessiva a settembre, a scuola iniziata, i genitori non conoscono il dato individuale dell'inquinamento dei propri figli, nessuno è venuto a dircelo, è vergognoso, è indecente una cosa del genere. Quello che noi vogliamo adesso, per favore, noi vogliamo delle cose semplici, delle cose lineari, non vogliamo fantascienza, vogliamo che chi amministra lo faccia con coscienza, non si deve inventare niente, vogliamo che i nostri amministratori ci rispondano in maniera chiara, non le vogliamo le task force, non gli vogliamo le tavole rotonde, vogliamo le azioni, vogliamo che le amministrazioni ci rispondano con atti amministrativi. Salta non perché le amministrazioni si sono opposte, ma perché c'è stato un movimento civile che le ha impegnate ed obbligate ad esprimersi nei luoghi istituzionali. Il Camiglione si sapeva già, le delibere dei consigli sono venute dopo che la gente ha detto no. Noi pretendiamo che i nostri amministratori sono tutti su questo palco, non bisogna andarli a cercare, sono tutti qua sopra. Noi pretendiamo delle risposte certe. Ci piacerebbe ad esempio che il nostro vescovo, il nostro pastore della nostra comunità tracciasse il contratto di vendita, lo tracciasse. Abbiamo bisogno di risposte certe. Noi abbiamo bisogno di conoscere i risultati individuali dello screening. Noi vogliamo che la nostra ASL disponga immediatamente un protocollo di controllo per i nostri figli,
di prevenzione, perché avere il cadmio nel sangue non è normale, avere il nichel nel sangue non è normale, avere l'arsenico non è normale, è una questione di tempo, ma noi, come si suol dire, tra professionisti, statisticamente abbiamo più percentuale, i nostri figli saranno più portati ad ammalarsi. Vogliamo lo screening a tutti e vogliamo e chiediamo ai sindacati che hanno organizzato questa manifestazione di non vendersi la politica come occasione di sviluppo. Lo sviluppo createlo con altri strumenti. La politica deve guardare alla salute delle persone, reale, concreta e deve essere immediata. Abbiamo bisogno di risposte, siete tutti qua. C'è anche l'onorevole Bianchi qui. Questo deve diventare. Questo deve diventare un caso nazionale. Qui bisogna portare i fondi, le risorse. Il procuratore della Repubblica parlava di disastro ambientale. Ci sono tutte le motivazioni perché il governo nazionale intervenga e perché i nostri amministratori, invece di litigare sul palco per accreditarsi la paternità della manifestazione, grazie a tutti voi, grazie Rossella.